Ciao a tutti, e benvenuti sul mio canale AC News. Con questo video vi porto le anticipazioni della puntata di Beautiful, che andrà in onda oggi, 26 marzo. Hope non riuscirà a trovare la pace. E ci rivelano che Hope, dopo aver rivelato a Liam che sua madre ha bevuto la sera di Capodanno, dirà al marito di sentirsi molto in colpa per quanto successo. Hope sarà convinta che se lei e la sua famiglia non avessero lasciato solo sua mamma, lei non avrebbe vissuto dei momenti così difficili. Intanto Brooke, decisa a voltare pagina, comincerà a seguire le riunioni degli alcolisti anonimi. Purtroppo però il ricordo di Dico e i pensieri di quella terribile notte non la lasceranno in pace. Alla Forrester stanno continuando a circolare cattive voci sull'assenza di Brooke. Sono giorni infatti che lei non si presenta in ufficio e in molti credono possa esserle successo qualcosa. Anche Steffi è convinta di questo. Steffi ha intuito che Hope è molto in ansia per sua madre ed è certa che qualcosa di molto brutto sia successo, e che Rige ne pagherà le conseguenze. Steffi, infastidita dal fatto che Brooke e Hope in un modo o nell'altro siano destinate a far soffrire suo padre, sarà pronta a tutto pur di proteggerlo e comincerà ad affilare le armi contro la sua matrigna e la sua sorellastra. Dopo il colloquio non certo rilassato con Steffi, pronta a salvare suo padre, Hope è tornata a casa. Hope si è imbattuta in Bill e ha letteralmente cacciato lo Spencer da casa sua, non contenta di averlo tra i piedi. La giovane non ha dimenticato di come suo suocero abbia fatto finire in prigione suo figlio, e ha ancora bisogno di tempo. Rimasta sola con Liam, Hope racconterà al marito che Brooke ha ripreso a bere e si sentirà profondamente in colpa per essersene andata la notte di capodanno e averla lasciata sola. Liam cercherà di rassicurarla, dicendole di non preoccuparsi e che tutto si risolverà nel migliore dei modi. Brooke è una donna forte e di sicuro vincerà anche questa battaglia. Mentre Ops si sentirà in colpa per quanto successo alla madre, Brooke deciderà di recarsi alla prima riunione degli alcolisti anonimi. Brooke vuole a tutti i costi capire cosa sia successo la notte di Capodanno e cosa l'abbia spinta a bere e a baciare Deacon. Senza ostacoli e con l'appoggio di Ridge, comincerà a lottare per scoprire la verità. Purtroppo però i flashback di quella terribile sera continuano a tornarle in mente, rendendo la riunione più difficile di quanto immaginasse. Le anticipazioni terminano qui. Cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti. E se vi va, lasciate like ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie di cuore e ciao!